Non ce l'avevo. Perché forse c'era una frequenza che poteva dare fastidio. No, perché mi ha detto che io l'ho messo troppo vicino. Bravo, mi spengo le luci. E ci sentiamo con il cellulare, che non è una cosa. Sei qua. Sì, però non l'ho accesso. Ты тоже микрофон задали? Сама сказала? Я решила выступить. Accomodarvi in sala. Eccoci ben ritrovati per questa ultima, terza parte della serata di premiazione della 19ª edizione del Premio Internazionale di Giornalismo Maria Grazia Cutuli. Qui a Santa Venerina, ve lo ricordiamo, siamo in diretta su Etna Channel, quindi continuate a seguirci, so che siete in tanti ed è anche molto bello riuscire insomma a varcare le mura di questo teatro e arrivare nelle case insomma dei siciliani e speriamo non solo. E iniziamo insomma questo piccolo momento di dibattito, come vi avevo già annunciato, su un tema. La parola che abbiamo scelto è libertà. E l'abbiamo scelta perché in qualche modo ci sembrava che il filo rosso che legasse le storie, il lavoro di tutti e tre i premiati stasera fosse esattamente questo, cioè la ricerca, la rivendicazione di un diritto che è quello appunto di essere liberi, quindi dalla libertà di esprimere un pensiero anche in un contesto scolastico, di poter paragonare un fatto storico con un fatto contemporaneo, così come ci ha ben raccontato Tullio Filippone, ma anche la libertà di poter vivere in una terra, avere una casa, professare la religione che si vuole, scegliere di professare, come ben ci racconta tutti i giorni la nostra inviata di Rai News 24, Veronica Fernandez, e anche la libertà di esprimere un no
un dissenso, non essere d'accordo a una linea governativa, come appunto con coraggio ha fatto nella TV russa, praticamente l'unica, quella di Stato in cui lavorava, ormai possiamo utilizzare appunto il passato, lavorava Marina Ovsiannikova, e la libertà incarnata da uno storico inviato del Corriere della Sera, oggi editorialista, Antonio Ferrari, che oggi sta qui con noi e ci aiuterà in questo confronto di idee a tirare un po' questo filo che lega un po' tutti quanti. E allora la libertà negata, la libertà conquistata, la libertà rivendicata. Mi piacerebbe partire sentendo appunto da loro un momento, un episodio, un'esperienza sul campo, nel mestiere, nella professione, in cui hanno veramente preso consapevolezza, capito, percepito quanto questa libertà fosse messa in discussione, fosse messa a rischio, se c'è stato un prezzo da pagare per ottenerla. In angoli del mondo, in angoli della Sicilia, in angoli d'Italia. Quindi partirei con appunto Tullio Filippone, partendo proprio dalla nostra terra, dalla Sicilia. Sì, grazie. Sì, prima avete visto il... Aspetta un attimo che abbiamo forse un problema di audio. Lo sentite? Sente? Adesso? Ok, adesso sì. Perfetto. Sì, perfetto. Ok, quindi diciamo, raccontaci un po' sì. Quando è che hai percepito davvero cosa fosse la libertà. Sì, voi avete visto prima quell'intervista alla professoressa Rosa Maria Dell'Aria di alcuni anni, 4 anni fa, è stata una storia dove io ho toccato con mano cosa significa la libertà di pensiero e la libertà di insegnamento, e lo dico anche perché ci sono anche le scuole oggi. E questo caso ha dimostrato come la professoressa, che è stata sospesa per 2 mesi, per 2 settimane, perché non aveva vigilato sostanzialmente su un lavoro dei ragazzi che avevano accostato i decreti di sicurezza di Salvini di allora, siamo nel 2019, le leggi razziali, ovviamente non li avevano accostati dicendo sono la stessa cosa, ma dicendo si respira lo stesso clima nei confronti dello straniero, del diverso. E questo era un lavoro che esprimeva una libertà di opinione, di rilettura della storia dei ragazzi, e quindi parliamo di libertà di pensiero, e una libertà di insegnamento della loro professoressa, che in qualche modo aveva stimolato con letture, tra l'altro è un approfondimento, cioè non aveva sicuramente inculcato nella testa dei ragazzi una tesi politica, anche se l'argomento chiaramente è un argomento politico forte. E la professoressa era stata in qualche modo, no, era stata sospesa con tutto un provvedimento disciplinare partito dall'ufficio scolastico, quello che è oggi l'ufficio scolastico, l'ex provveditorato, insomma una vicenda abbastanza partita anche dall'alto, ecco. E scusami se ti interrompo, giusto per capire, ma l'ipotesi di reato, mettiamola così, qual era? Sì, che ovviamente non un reato, ma era la cosiddetta, forse si dice, culpa in vigilando, che poi, cioè, significa la professoressa non aveva vigilato sul lavoro dei ragazzi che avevano in qualche modo, quindi questo presupponeva che i ragazzi fossero usciti dai canoni accettabili, non so, avessero commesso, facendo questo paragone, avessero fatto qualcosa di sbagliato, e l'insegnante non aveva vigilato su questo lavoro. Canoni accettabili da chi? Ecco, da parte, esatto, di chi? Esattamente, chi, esattamente. E questo è il motivo per cui, con un anno e mezzo di distanza, dopo la grande mobilitazione politica riguardo al caso, anche comunque la professoressa ha incontrato l'allora ministro degli interni Salvini, il ministro dell'istruzione Bussetti, è diventato un caso politico, però dopo un anno e mezzo nei tribunali del lavoro, chiaramente è stato riconosciuto che il diritto di manifestare la propria opinione, il diritto di parola, il diritto la libertà di pensiero, ecco, e dei ragazzi, e la libertà di insegnamento, che è un altro diritto fondamentale di una democrazia, da parte di questa professoressa. E io lì mi sono reso conto del fatto che
di quanto siano importanti queste libertà, perché se questo caso fosse andato diversamente e quindi la professoressa fosse stata legittimamente sospesa per poco importa un mese, un anno, due settimane, cioè il principio, significa che vivevamo in uno stato dove qualcuno poteva dire che la libertà di insegnamento non esiste, che una professoressa deve vigilare sull'operato di alcuni studenti che rielaborano delle idee, e questo è il sale della democrazia. Quindi in qualche modo mi sono reso conto e sono stato contento di questo, del fatto che in quel caso il mio lavoro e poi il lavoro anche di tutti i colleghi che hanno raccontato anche il caso dopo e abbia influito in qualche modo, e questo è secondo me la missione, il mestiere del giornalismo, del mestiere giornalistico, cioè abbiano preservato e tutelato la libertà di espressione, la libertà, ripeto, di insegnamento, cioè la base della democrazia, questo. Quindi ribadire il fatto che esistano dei diritti che sono sanciti dalla nostra Costituzione, chiaramente. Ricordiamolo, e che non vanno assolutamente toccati né violati in nessuna maniera. Chiaramente sì, cioè questo caso poi è diventato un caso nazionale per le implicazioni che aveva, ma e c'è la scuola, la società civile che si è mobilitata chiaramente comprendendo l'importanza. Mi ricordo in quei casi, e questo mi ha molto colpito, anche molte scuole d'Italia osservarono, hanno fatto delle iniziative, hanno letto la Costituzione, hanno fermato cioè c'era la campanella della ricreazione, si sono riunite, ma non solo in Sicilia, in tutta Italia, per far leggere agli studenti la Costituzione. L'ha fatto anche il liceo, l'istituto dove è avvenuto questo, l'Istituto Vittorio Emanuele III di Palermo, che è un istituto storico dove insegnava la professoressa dell'aria, tra l'altro una persona che poi, come abbiamo potuto constatare sul campo, una persona che tutti, colleghi, tutto il mondo della scuola amava profondamente, perché era una professoressa che faceva, come tanti insegnanti, un lavoro fondamentale, spesso bistrattato in questo paese, lo possiamo dire, ed eroico, perché in molti casi, secondo me, gli insegnanti sono degli eroi di questo paese. Quindi siamo diventati forse un paese in cui addirittura insegnare ai ragazzi la libertà di pensiero, la possibilità e il diritto di esercitare appunto uno degli articoli della Costituzione così come sono sanciti diventa quasi un atto eroico. Diventa esatto un atto eroico. Allora, parlando di eroismo, parlando di libertà, parlando di bambini, Veronica Fernandez nei suoi reportage, nei suoi viaggi ne ha incontrati tanti, forse negli occhi di questi bambini ci ha letto qualcosa rispetto al futuro, rispetto anche alla possibilità di poter ambire a una libertà che spesso nel Medio Oriente viene ancora negata, soprattutto credo alle bambine, no? Che non hanno nemmeno la possibilità di avere gli stessi diritti degli uomini, di studiare. Sì, questo sicuramente. E quando dicevi, ci facevi prima riflettere sul concetto di libertà, essendo che sono appena tornata da Palestina e Israele, e ho passato comunque tanto tempo nell'anno passato in Ucraina, mi sono venute in mente tre cose. La prima è la libertà come esercizio che dobbiamo fare noi giornalisti, ma anche tutti noi come cittadini, no? Quindi di non dare nulla per scontato, di non sederci comodi nelle verità che abbiamo conquistato o nelle certezze che ci sembrano acquisite. Per esempio, io in questo anno ho capito che la libertà di movimento non è di tutti. Sapevamo già tutti quanto certi passaporti, come il nostro europeo, ci permettono di andare ovunque, altri passaporti impediscono invece di uscire o di entrare, rendono tutto difficile, ci costringono a rischiare la vita. E in questo senso mi sono molto impressionata la prima volta che sono entrata in Ucraina, sono entrata a piedi dalla Polonia, e ho trovato un'organizzazione splendida per accogliere i rifugiati, coloro che scappavano dalla guerra. C'erano
pasti caldi, vestiti caldi, giocattoli per i bambini, c'erano tante persone pronte a dare una mano a chi arrivava senza niente, fuggendo dalla guerra, dal rischio di morire. E l'ho trovata una cosa stupenda, ma mi ha anche colpito e fatto rabbrividire pensare a quante altre guerre avevo visto e a quante altre persone avevo visto scappare dalle guerre, ma che in realtà quando provano ad avvicinarsi ad un paese sicuro vengono respinte, viene messa in dubbio la bontà delle loro ragioni, e quando riescono ad approdare in un paese sicuro non ricevono alcun tipo di accoglienza, che è quel concetto che noi immaginiamo come accoglienza, accogliere qualcuno, dargli un rifugio. E quindi libertà è un concetto molto frammentato, ci sono vari standard di libertà che chi può concede a chi si trova davanti, e questa è una cosa molto, molto dolorosa. Altre due cose che quando Laura parlava del concetto di libertà mi sono venute immediatamente in mente riguardano, una appunto l'Ucraina, in cui mi sono immaginata tanti ragazzi come voi che siete qua che immaginano il loro futuro, e lì invece ho trovato tanti ragazzi che hanno interrotto le loro vite, hanno lasciato quello che stavano facendo, il pittore, l'idraulico, il marito, la madre, qualsiasi cosa, e hanno dovuto rinunciare ad una parte di loro per la guerra, per imparare a combattere, per imparare a usare le armi, per andare al fronte, per rischiare di morire, per difendere la libertà collettiva del loro paese. E quindi questo è un prezzo che loro pagano nel presente, ma che pagheranno anche nel futuro, perché ci sarà una parte mutilata di loro che è stata dedicata alla difesa, alla guerra, al cercare di mantenere in vita un ideale che è quello della libertà, dell'indipendenza, dell'integrità territoriale del loro paese. E poi, essendo appena tornata appunto dalla Cisgiordania, mi ha fatto molta impressione ritornare, guidare, andare, io non ho alcun senso dell'orientamento, quindi mettere Google Maps e andare ovunque dovessi andare con la grande comodità di fissare una mappa e poter arrivare alla mia destinazione, perché lì non è possibile. Appena tu arrivi, entri in Cisgiordania, la Cisgiordania non è mappata, è come se è cancellata, non esiste in Google Maps, non ci sono dei percorsi lineari, e questo la dice lunga su quella che è la libertà di chi si muove lì dentro. Ed è una cosa che a me ha fatto molta impressione, perché è una cosa fisica, guidi e non sai dove andare, la mappa impazzisce e ti dà anche un po' una misura della cornice teorica che c'è dietro. E poi ho letto, su consiglio di un amico giornalista che ha seguito da tanti anni il Medio Oriente, un libro che si chiama Il pallido dio delle colline, e racconta come la Palestina sia via via andata restringendosi per le varie guerre, per le varie occupazioni che non sto qua a spiegarvi, però solo passeggiare, che prima era un'abitudine, un passatempo, è diventato un atto eroico, oppure è diventato vietato. E anche questo mi ha fatto molto riflettere sulla libertà, perché il territorio è lo stesso, ma fare una cosa semplice come un passo non era più possibile. Quindi quello che per noi è normalità, per loro è eccezionalità. Sì, la libertà non è normale per tutti, è quello che magari per alcuni è libertà, per noi non è niente, però la fatica che gli è costato conquistarlo ci porta tutto il peso e il significato. Grazie Veronica. Libertà collettiva, libertà individuale, no? Ponevi l'accento anche su questo, e in questo caso Marina è una donna che della libertà individuale si è fatta portavoce proprio per la collettività, perché non tutti in Russia la pensano come Putin, eppure sono costretti magari a professare di pensarla come lui per non rischiare. Quindi quanto la libertà di un individuo poi alla fine sia in qualche modo espressione di una libertà collettiva. Come un individuo può condizionare in qualche modo anche gli altri, il gruppo. Давайте я предлагаю взглянуть на эту проблему гораздо шире, в масштабах всего мира, и нужно сказать, что свобода – это главное завоевание западной демократии. Prima di tutto, dice, parliamo della libertà come democrazia.
На сегодняшний момент мы достигли такой точки, что в мире выстраивается ось зла. И на этой оси зла присутствует на одной стороне весь западный демократичный мир, Европа, США, на другой стороне выстраивается другая часть. Это Россия, Иран, Хамас, Северная Корея. Perché dice il mondo ora è diviso, da una parte c'è Europa, Stati Uniti d'America e dall'altra parte c'è la Russia, Cina, Hamas e Iran. Мы видим, что эти тоталитарные режимы, в которых отсутствует демократия, они объединяют свои силы. Мы видим, что Северная Корея и Иран в данный момент поставляют оружие России для того, чтобы Россия наносила удары по Украине. Oggigiorno sappiamo che ci sono i paesi, diciamo, tra le virgolette cattivi come Corea del Nord e Iran che forniscono le armi alla Russia per continuare la guerra in Ucraina. Если вы думаете, что в Украине сейчас происходит какой-то локальный конфликт, то вы глубоко ошибаетесь. Se voi pensate che ora in Ucraina sta succedendo un conflitto locale, è sbagliato. В Украине поставлена на карту судьба всей Европы и всей западной демократии. Il destino dell'Europa e della democrazia occidentale ora si gioca in Ucraina. Потому что в данный момент мы уже прекрасно понимаем, что Путин не остановится на завоевании Донбасса. Если эта война для него будет успешной, дальше уже они озвучили свои планы, что это будет Молдавия, что это будет дальше Грузия, Литва, Латвия, Польша. И как бы на сегодняшний момент уже понятно, что Путин хочет восстановить Советский Союз. Prima di tutto Putin ha iniziato la guerra con l'Ucraina e sul scopo di invadere l'Ucraina. Dopodiché, secondo Marina, i suoi piani si andranno su Moldavia, su Repubbliche Baltici, su cosa c'era? Polonia. E Polonia. E quindi il scopo di Putin è creare Unione Sovietica in modo suo. Quindi non è ancora finita nei suoi piani, secondo te? Да, я и говорю, что сейчас на карту поставлена судьба всей западной демократии и всей свободы. Украина борется не только за свое выживание, она борется за западную свободу, за западные ценности. Sì, lei dice che ora si gioca la libertà occidentale, la libertà e democrazia occidentale, che in Ucraina si combatte proprio per la libertà occidentale. И мы видим в этой ситуации, что Запад невероятно слаб, потому что буквально недавно Боррель заявил, что в данный момент Европа не может поставить Украине 1 миллион снарядов, но от этого зависит выживаемость Украины, от этого зависит судьба украинского народа, но в то же время мы видим, по последним сообщениям, Северная Корея, северокорейский режим уже поставил Путину, по данным южнокорейской разведки, 1 миллион снарядов. Allora, lei dice che oggigiorno l'Europa è debole, perché non riesce a fornire all'Ucraina una quantità necessaria degli armi, perché è stato richiesto 1 milione di armamenti e l'Europa ha detto di no. E lei dice che si sa che Corea del Nord nel frattempo sta fornendo la Russia con le armi necessarie per continuare la guerra in Ucraina. В данный момент эта война, она достигла, ну, все устали в Европе, естественно, надо признать от этой войны, все устали, и эта война, она, можно сказать, достигла какого-то предела, потому что не удается украинской армии совершить контрнаступление, и российская армия замерла, и как бы эти границы сейчас находятся все в одном и том же состоянии, и... Allora, prima di tutto si capisce che l'Europa e tutto il mondo sono stanchi da questa guerra e non ci sono i progressi perché l'esercito ucraino si trova in un punto fermo, diciamo, l'esercito russo non fa avanzamenti, quindi
tutto in punto fermo. Infatti, mi permetto di aggiungere, la percezione almeno che abbiamo noi qui in Italia, anche dal punto di vista mediatico, è che in qualche modo questo stallo e lo scoppio del conflitto israelo-palestinese abbia un po' oscurato in qualche modo la notizia di quello che accade in Russia e in Ucraina, perché probabilmente ci siamo trovati, no, Antonio, correggimi se sbaglio, a fare i conti in pochissimo tempo con una guerra alle porte d'Europa che, come dice Marina, non finirà qua perché gli obiettivi sono molto più ampi, è una guerra che interessa il Medio Oriente ma riguarda anche tutto il mondo occidentale, quindi probabilmente il concetto che entrambe poi esprimono è che questa libertà, che non è garantita né ad est né nel Medio Oriente, insomma ci riguarda tutti. Riguardandoci tutti, la domanda che invece vorrei porre ad Antonio, vediamo se ci aiuta a capire, perché è anche complessa, tutti quanti insomma nel dibattito pubblico, nei talk anche politicamente siamo coinvolti, ma la libertà è esportabile? La libertà deve essere, non so se funziona, mi sentite? Sì? No, no. Lo sentite? Sì. Alza un po' la voce così. La libertà è una conquista che va non soltanto cercata ma anche difesa. E difesa in tutti i modi. Pensate che io, che ho 78 anni, vado verso gli 80, subisco ancora adesso controlli dal mio giornale, dal Corriere della Sera. Non è che mi censurino, perché io ormai le cose le ho dette chiare anche all'editore, anche perché ho tanti follower che mi seguono, eccetera, sui video editoriali. Però che va difesa, e va difesa con coraggio. Marina ha dato una visione, secondo me, pazzesca, perché voi non so se sapete che lei, che è riuscita a fuggire con l'aiuto in Francia e vive a Parigi, lei potrebbe andare soltanto per il momento sicura o quasi sicura in Italia e negli Stati Uniti. Se va da qualche altra parte, i seguaci, diciamo le truppacce di Vladimir Putin sarebbero pronti a fare anche l'impensabile, perché lei ha capito tutto, purtroppo, essendo stata prima una giornalista del regime e poi avendo denunciato le porcherie del regime. Faccio questa premessa perché vorrei che voi sapeste che lei, poverina, scusami poverina, lo dico anche in difesa del tuo coraggio. Empaticamente, diciamo. Sì, perché voglio dire, lei se mette un piede in qualche altro paese, pensiamo alla Turchia, uno potrebbe immaginare, bello andare a Istanbul, ma se lei va in Turchia corre dei rischi mortali, mortali, ricordiamocelo bene nella testa. Altre cose, volete sapere la più bella? Io non so se, dovete credermi, guardate, io sono un rompiscatole nato. Hamas è un'invenzione di Israele. E credetemi, non è una frase che mi è stata detta, l'ho diciamo verificata io di persona. Yitzhak Rabin, primo ministro israeliano, 2 mesi prima di essere ammazzato, così mi incontrò, eravamo praticamente amici, e mi disse: Antonio, ho purtroppo una cosa terribile da dirti. E dico: dimmi. Hamas l'abbiamo inventato noi. Cosa? Dico: ma ti senti bene? Sei sicuro di quello che mi dici, Antonio? Il problema qual è? Eravamo talmente sciocchi da aver pensato che Arafat godeva di troppe simpatie in Occidente, aveva i soldi che gli mandavano, e quindi per contro abbiamo preso un gruppetto di scalmanati palestinesi e li abbiamo messi nella montagna del sud del Libano. Questi davano interviste, davano cose, ed è il più grave errore che abbiamo commesso. E questo grave errore tu hai potuto raccontarlo nel tuo giornale? Ma non solo raccontarlo, l'ho anche difeso in tutti i modi, e lo continuo a raccontare perché qualcuno ancora
teme che non sia vero. Mubarak, che veramente godevo della sua grande amicizia e simpatia, quando vado da lui poco dopo aver visto Rabin, mi dice: ma Antonio, hai parlato con Rabin? Dico sì. Ti ha detto anche a te quella roba di Hamas? Sì, ma ti rendi conto, Antonio, creare una struttura che oggi o in futuro diventerà terroristica? Ecco, come abbiamo visto. Conferma che mi è arrivata anche da Re Hussein, di Giordania, al quale mi legava una grande amicizia. Quindi pensare, per quello che io adoro, Marina e anche gli altri colleghi, per quello che hanno fatto e che stanno facendo, è fondamentale, e capire e non rifiutare di capire chi è credibile, mai. E il coraggio è la cosa fondamentale. Voglio soltanto aggiungere una piccola cosa che riguarda Maria Grazia. Io vedo Sabina qua e quasi mi commuovo, perché Maria Grazia era la mia cocca. E guai chi toccava Maria Grazia. E per lei io ero il collega, così, un collega simpatico che sa. E io ero diventato amico, nella mia vita ho fatto tante amicizie, della regina di Giordania, Rania, che è una delle più belle donne del mondo. E la porto al Corriere della Sera. La porto al Corriere della Sera con mia amica. Il direttore, agitato, faccio rifare il bagno. Non ti preoccupare, la regina sa come ci si comporta. Bene. Cosa succede? Che lei arriva e io dico al direttore: non posso scrivere io il pezzo perché l'ho portata io. Dice: lo facciamo decidere a lei. Lei va nella stanza degli esteri, vede Maria Grazia, la osserva, lei la sceglie. Ha capito che la forza di Maria Grazia. E lei ha voluto non soltanto questo, ma quando è morta Maria Grazia ha fatto lei per il Corriere della Sera il suo ricordo di Maria Grazia. Queste due cose. Questo è un aneddoto che è giusto ricordare, insomma, perché è uno dei pilastri, insomma, dei tuoi ricordi, quello forse tra i più importanti. Io però volevo fare anche una riflessione non solo sulla libertà, perché l'abbiamo tirata in ballo, ma sulla guerra. Noi non siamo una generazione che ha conosciuto la guerra, per fortuna, però ce l'abbiamo davanti agli occhi tutti i giorni. Vediamo immagini terrificanti, vediamo bambini che muoiono, gli ospedali senza più nemmeno l'energia elettrica per alimentare le culle neonatali per i nati prematuri, e non si possono fare più interventi. Vediamo quell'orrore quasi quasi, oserei dire, forse un po', siamo quasi assuefatti da tutto questo orrore e lo respingiamo perché è pesante da reggere, non riusciamo a reggere tutto questo dolore. E allora volevo chiedere a Marina, che invece ha avuto un'infanzia segnata in qualche modo da quell'esperienza, che cosa si sta portando dentro? Да, я уже второй раз в своей жизни беженец, потому что война разрушила мою жизнь уже второй раз. Первый раз это было, мы жили в Грозном, это Чечня, и когда там началась Первая Чеченская война, это был 91 год, мой дом был полностью разрушен, мы потеряли все. Allora, è per la seconda volta che sono rifugiata di guerra. La prima volta noi abitavamo in Cecenia, a Grozny, nel 1991 la mia casa è stata distrutta e noi siamo diventati rifugiati di guerra per la prima volta. Поэтому мне, конечно, очень близка трагедия украинских женщин и детей, и да и вообще любых беженцев, которые лишаются все во время войны, становятся беженцами, теряют дом, имущество. И поэтому, наверное, это было одной из очень весомых причин, почему я не смогла промолчать. E perciò io capisco benissimo le donne e i bambini ucraini che devono lasciare le loro case, devono scappare, devono diventare rifugiati negli altri paesi, devono ricostruire tutto da capo, e per questo motivo non posso stare in silenzio.
E questo insomma è una motivazione profonda, intima, no? Che lei ci sta regalando, quasi una confessione, no? Dico, è quasi una sua confessione, un pensiero molto profondo, molto intimo, cioè la sua infanzia. Ну, конечно, это как бы такая эмпатия, которая, если ты столкнулся с этим в детстве, то эту эмпатию ты проносишь потом через всю жизнь. И даже работая на телевидении, считается, что телевидение – это настолько там циничные люди работают, потому что они каждый день наблюдают за войной и всем происходящим. Но, тем не менее, даже телевидение не способно было как бы убрать из меня эту эмпатию. Questa empatia che lei porta sin dall'infanzia. E tante persone pensano che la gente che lavora in televisione, che vede i materiali video, che diventa, diciamo, dura di cuore, no? Invece dici, io questa empatia la porto sin dall'infanzia e capisco tantissimo tutte le guerre che succedono ora. E infatti forse l'empatia è l'elemento più importante, no? Per chi svolge questo mestiere. Marina in qualche modo ha dovuto farci i conti subito con la guerra, no? Quindi l'ha vissuta e quindi per questo riesce a reagire. Magari chi non l'ha vissuta ha più difficoltà a reagire, ma grazie all'empatia, che è uno strumento, no, nel giornalismo essenziale, cioè mettersi nei panni dell'altro, uscire un po' fuori dalla propria vita ed entrare nelle vite degli altri, riesci comunque a comprendere, no, l'altro come sta, come vive e quali sono le sue difficoltà. Veronica fa praticamente questo, no? Nella sua vita non credo che abbia vissuto mai personalmente un conflitto, ma è lì, lo guarda, lo osserva, ne diventa testimone e lo racconta. Quindi cosa hai capito invece tu della guerra? Qual è il prezzo enorme, a parte le vite umane, ma cosa ti ha colpito proprio di più dentro la guerra, vivendo dentro la guerra? Forse la cosa che mi ha colpito di più è le prime volte che sono stata in Ucraina, quando siamo stati vicinissimo alla linea del fronte in Donbass, dove si combatte. Tu vedi in modo plastico congiungersi due cose. Uno è un cinico calcolo politico, cioè che cosa vogliono, per esempio, quali sono le motivazioni, no, dell'invasione russa voluta da Putin. E cioè capisci nella vita concreta, quotidiana, che cos'è la politica, la geopolitica, la volontà di fare una guerra. E però questo si congiunge con l'entrare in contatto con il lembo più estremo e più profondo del che cosa voglia dire essere uomo, l'umanità. Perché sono delle situazioni in cui chiunque deve rinunciare a tantissime cose pratiche, l'elettricità, la libertà di movimento, l'avere un telefono, la possibilità di comunicare con le persone, la certezza di poter programmare il domani, la certezza del sapere dove sono i propri cari, a volte l'acqua potabile, il cibo, tutto. E ho incontrato dei ragazzini, per esempio, è una cosa piccola, però che adolescenti, e mi dicevano, mi ha sempre fatto schifo andare a scuola, questi libri orrendi che ci facevano leggere, adesso ho ritrovato Il maestro e Margherita e mi sembra una cosa stupenda, perché le mie giornate sono vuote, non ho più nessun amico qui, non ho un telefono con cui comunicare, non posso guardare la televisione perché non c'è corrente, neanche la radio, e alla fine, alla luce della candela, leggo Il maestro e Margherita, che non ho mai letto quando andavo a scuola. E quindi in questo senso la guerra ti congiunge con questi due estremi, e forse la cosa che ti rimane è nel vedere o nel cercare di capire come queste persone resistano, perché lo fanno, cioè comunque ad un certo punto nessuno si lascia più sopraffare, e quindi con quel poco che hai anche in un bunker fai una merenda dove chiacchieri del passato o ti prendi in giro. Se sei costretto a stare lontano dai tuoi cari, ti immagini che cosa farai con loro e lo vuoi raccontare, perché è come un modo per anticipare la vita che in quel momento non hai. E quindi, pur essendo all'interno dell'orrore, chi è costretto a stare lì si ricava uno spazio di vita, uno spazio di dire, ma io non sono la guerra, io non sono quello che mi avete tolto, io sono un essere umano e vado ben al di là della condizione in cui mi avete costretto. E
questo vale per l'Ucraina, ma vale per tutte le guerre. C'è uno spazio in cui alla fine non si abdica ai propri sogni, alla condizione in cui ci si trova. E questo è un insegnamento che io mi sono portata a casa dalla guerra. È un insegnamento bellissimo che secondo me dovremmo cogliere tutti, guerra o non guerra, perché la capacità, no, attraverso la storia che hai raccontato del bambino che poi legge il maestro e la Margherita, è la capacità di resistere in qualche modo, di essere resiliente e anche di sopravvivere all'orrore che gli sta intorno, anche con la letteratura, con l'immaginazione, no, che ti permette un po' di evadere dalla realtà che vivi e quella in cui sei. Realtà che vivi e in cui sei, cioè tu sei nella realtà che vivi, non fai una trasferta, non vai, diciamo, lontanissimo, ma la realtà che vivi e in cui sei ha al suo interno dei conflitti. Sì, sì, mi sentite? Mi sentite? Arriviamo, adesso ci danno una mano, sicuramente sì. Arrivano, vai. Sì, a proposito di empatia, non è la guerra... tradizionale, cioè la guerra combattuta con le armi, però posso parlare anche della Sicilia, cioè ci sono tante piccole grandi frontiere dove di guerra quasi, cioè scenari di guerra, cioè dove si combatte un altro tipo di guerra, mi riferisco alla Sicilia estremamente povera, di alcuni quartieri, per esempio della città di Palermo, dove probabilmente ci sono quelle enclave, quelle borgate, quelle periferie dove io sono stato tante volte per raccontare la sofferenza quotidiana, l'abbandono, la totale assenza di prospettive che vivono soprattutto i bambini di quartieri che poi sono famosi alle cronache soltanto per episodi. È triste e riduttivo da dire, a volte cioè, ci finiscono per episodi di criminalità, ma dove si combatte ogni giorno una guerra. A me è capitato durante il periodo del Covid, che è stato molto molto duro per questo, per le fasce più deboli della popolazione, di poter entrare in alcune case dove ogni giorno si combatte una guerra quotidiana, che significa una famiglia di 6 persone che vivono in 20 metri quadrati, che con la pandemia l'isolamento diventava qualcosa di incredibile, di difficile da immaginare, così vicino a noi, quasi da sembrare, ecco, una guerra dove lo Stato è lontano. Quando mi riferisco alla guerra, anche il quartiere di Palermo come Ballarò, dove ogni giorno si combatte una guerra per salvare dei ragazzi dal consumo di stupefacenti, del crack, che è una piaga che vediamo, che abbiamo raccontato tante volte con la redazione di Repubblica Palermo, che da questo punto di vista secondo me ha fatto un lavoro straordinario, anche i miei colleghi. Quella è un'altra parte di guerra che noi abbiamo dentro la guerra in casa, ed è una guerra silenziosa, è una guerra invisibile. E allora io penso, appunto, e lì vado fiero del fatto che un certo tipo di giornalismo la può portare alla ribalta, raccontando, obbligando anche le istituzioni a prendersi carico di questa guerra. E volevo solo dire una cosa: noi abbiamo fatto qualche giorno fa, noi come redazione di Repubblica Palermo, due riunioni, abbiamo fatto una l'anno scorso e una un paio di settimane fa allo Zen. Lo Zen di Palermo, un quartiere molto difficile, in una biblioteca di quartiere creata da un'associazione che si chiama Zen Insieme, che da anni fa cose concrete per la gente di quel quartiere, il dopo scuola, aiuta le mamme, anche mamme di famiglie dove i mariti sono in carcere. E noi siamo andati lì per raccontare le promesse che non aveva rispettato in quel caso l'istituzione, il comune di Palermo, che non era riuscito in un anno a rispettare la sua promessa di dare un futuro a una piazza che dove dovrebbero giocare i bambini, che insomma rifiuti, degrado. E questa è una guerra, secondo me, ed è una guerra da vincere. Io ho fatto questa metafora, ovviamente, che non vuole assolutamente paragonare questo tipo di realtà, ovviamente, alle bombe dove si muore, però anche nella nostra, vicino a noi abbiamo tante guerre, tanto disagio, soprattutto in una regione come la Sicilia,
che appunto purtroppo ha i record di povertà educativa minorile, tasso di dispersione scolastica altissimo, esattamente, e anche diffusione di criminalità che purtroppo la criminalità si nutre proprio di questa sofferenza, cioè ed è lì che va sconfitta, cioè nel far sì che non diventi l'unica alternativa, che è una cosa ovviamente triste e provocatoria magari, ma è quello che succede. Questo ci tenevo a raccontarlo perché appunto fa parte della mia esperienza personale, professionale, ecco, e mi piaceva condividerlo con voi, perché in questa platea ci sono anche tanti siciliani, quindi che conoscono, anche sanno insomma quali sono i mali purtroppo di questa terra. Però sai, è interessante come alla fine tutti voi abbiate raccontato quelle che, insomma, voglio fare una citazione, si chiamano storie minime, cioè le storie piccole, quelle che rimangono sommerse, che sono invisibili, ma che poi quando arriviamo come giornalisti riusciamo a tirare su e diventano delle storie straordinarie, grandiose, che servono per capire appunto il mondo dentro il quale appunto sono sommersi e rimangono invisibili. Quindi Antonio, per chiudere insomma questo dibattito, che andremo avanti per ore ma a un certo punto dobbiamo anche chiudere, e ti chiedo quanto siamo responsabili della rappresentazione del mondo che diamo. Molto. Siamo molto responsabili se non abbiamo il coraggio di affrontare la vera realtà. E vedi, io che non sono un gran credente, premetto, ma io alla domenica, dovunque mi trovi, io guardo la televisione quello che dice il Papa di Roma, Francesco, che ha un coraggio da leone e continua a dire basta, la guerra deve finire, e lui sa quali sono tutte le condizioni sia dell'Ucraina che del vicino Oriente ed è quella che lui chiama la Terra Santa. E io devo dire che è l'unica voce forte che si schiera, e a me con la voce forte di uno che si schiera io mi commuovo, sono felice. E la seconda volta, una piccola cosa volevo anche dirvi, che mi ha mandato un messaggio adesso Marta Serafini. Lei sa che io sono qua, non le ho detto che era lei a avere fatto la presentazione di tutto, e mi ha detto un abbraccio forte a te e a tutti i vincitori e a tutta la gente di Santa Venerina, perché vi voglio bene. E qui sempre. Santa Venerina ovviamente ricambierà l'abbraccio, il saluto. Io, che dire, a questo punto diciamo andrei a chiudere questa serata, la chiuderei invitandovi ad alzarvi tutti, ad andare davanti insieme, lo facciamo, e chiederei un applauso veramente a tutti loro. Prima di finire però vorrei invitare qui Salvo Greco, che è l'ex sindaco di Santa Venerina, che io personalmente ho conosciuto anni fa quando mi sono ritrovata su questo palco a ricevere il premio come giornalista emergente, perché è un uomo che da 10 anni, diciamo, ci tiene personalmente a dare vita, ci ha tenuto personalmente a dare vita insomma a questo premio, a continuarlo, a perseverare. Sono passati tantissimi giornalisti, insomma, l'hanno calcato questo palco in tantissimi nomi eccellenti, abbiamo citato prima Monica Maggioni, ma Giulio, sì, Gianmaria, Francesca Mannocchi, insomma, e tantissimi altri, non sto qui ad elencarli, se no insomma facciamo notte, però insomma è bellissimo. Sì, è bellissimo, per me è bellissimo. Il fatto che io sia qui a parlare, diciamo, è il segno tangibile del fatto di avere perso il mio potere.
perché ieri sera quando abbiamo chiuso la scaletta Laura mi ha detto tu intervieni, io ho detto no, e invece sono stato chiamato, e questo significa che non conto più niente. No, è che la conduttrice conta di più ed è quella che gestisce la scaletta, questo significa. Sì. Una piccola porzione di potere che ho conservato invece riguarda la giuria. Voglio svelare in questo processo democratico di funzionamento della giuria chi è l'altro azionista dell'1% oltre il 99% di Francesco Faranda. No, noi ci limitiamo a dare dei consigli. Io quest'anno avevo espresso, e per questo ringrazio la giuria, l'amministrazione, il sindaco, avevo espresso il suggerimento e il desiderio di premiare Marina Ovsiannikova, che non era proprio un'impresa da niente. Però noi che siamo meno della Maggioni, insomma, ci siamo mobilitati e in qualche modo l'abbiamo portata qui, e di questo la... Ma io di sicuro sì, sono la ringrazio della Maggioni, molto. Però... Tu non tanto, perché Laura Bonasera ha ricevuto, e ti ringrazio per questo, per la tua conduzione, ma per tutto il lavoro che hai fatto prima. Laura Bonasera ha ricevuto il premio come giornalista siciliana emergente, credo nel 2017. Sì. E ora è affermatissima e conduce una rubrica brillante sulla 7. Ora ha condotto, e anche Monica Maggioni ha condotto e poi è diventata presidente della RAI. Quindi io ti auguro. Prendo come augurio. Ti auguro le migliori cose. Fatemi dire adesso la cosa seria che voglio dire, dal momento che mi fai parlare. È che io sono veramente felice quando si fa il premio Cutuli. Dico una cosa che ho già detto, quando io sono diventato sindaco il premio Cutuli non si svolgeva più a Santa Venerina. Qui fammi precisare una cosa, che il premio è nato qui con una delibera di consiglio comunale, il comune l'ha voluto fortemente, l'ha istituito, è un merito che riconosco all'amministrazione di allora, all'amministrazione Ferlito e particolarmente al professore Salvatore Musumeci, oggi preside, che è in sala e che con, diciamo, astroni dall'interno del Corriere misero in piedi questa idea, che poi si è sviluppata e che negli ultimi anni ha visto portarla avanti me, con la collaborazione di Francesco Faranda da molto tempo prima, naturalmente. Noi a questo premio ci teniamo, e non è la battaglia per riportarlo a Santa Venerina non è stata, ci pensavo poco fa quando eravamo al cimitero, non è stato per un fatto di principio. Perché io mi dico, ma perché ho fatto tutta quella... In una sola mattina sono riuscito a litigare con il vice direttore del Corriere della Sera, con il direttore e il segretario di redazione, che ritenevano che svolgere il premio a Santa Venerina fosse provinciale. E mi sono chiesto, oggi pomeriggio al cimitero, ma è stata una battaglia di principio? No. È stato un fatto, una parola che ha usato Veronica prima e tu hai ripreso, di senso. Di dare il senso alle cose, perché i premi non sono provinciali o importanti per il posto in cui si svolgono. I premi sono importanti come questo perché c'è una donna, tutti voi, scusate se cito solo Marina, che viene dalla Francia non potendo stare a casa sua, fa una combinazione di biglietti difficile e viene a Santa Venerina a ritirare un premio ai piedi della tomba della persona a cui è dedicato. E questo è il senso del premio. Non è un assegno, non è una coppa. I premiati ricevono 0 euro, però ricevono l'investitura, il riconoscimento della dignità di raccogliere un esempio profondo, e lo fanno ai piedi di quella tomba. Io credo che sia dovere di chi amministra, e per questo sono molto grato all'amministrazione attuale che ha continuato questa battaglia che avevo intrapreso,
continuando a fare il premio qui tra le mille difficoltà che ci sono, perché il governo del paese non è fatto solo della sostituzione della lampadina fulminata, non è fatto solo della buca da tappare. Quella, se volete, amministrazione può essere buona amministrazione, però c'è un'altra cosa che è la politica, ed è suscitare un sentimento collettivo, una capacità di riflettere sui temi che si svolgono intorno a noi, apparentemente così lontano, ma in fondo in questo piccolo sputo di universo che è il mondo, e dove le persone non riescono a convivere pacificamente, dando luogo a guerre tremende. Anche il nome di questo teatro è un augurio in questo senso ed un esempio. Questo teatro è dedicato ad Eliseo, che per gli islamici era un saggio, per gli ebrei era un profeta e per i cattolici è un santo. Ecco, mi pare il posto migliore dove continuare a svolgere il premio Cutuli. Grazie, grazie tante. Grazie. Grazie. È bello vedere, insomma, la commozione che stasera un po' ha colto tutti, me per prima all'inizio e adesso Salvo Greco quasi alla fine. Alla fine sono doverosi sempre i ringraziamenti, scusate. E in particolar modo ci tengo a ringraziare tutti i dipendenti dell'Ufficio Cultura del Comune, che veramente ieri sera fino alle 11 sono stati con me per cercare di realizzare nel miglior modo possibile tutto quello che avete visto stasera, in maniera proprio con grande abnegazione. Quindi un applauso intanto è dedicato a loro. Poi i ragazzi del servizio civile, li avete visti, ci hanno aiutati, insomma, qui sul palco, il server, tutto musica di Fabio Caltabiano, Oasi Verde di Enza Cutuli per i fiori, e poi anche i rappresentanti delle forze dell'ordine che vedo qui presenti in sala, ma anche gli studenti che sono il nostro futuro. Etna Channel, che ci ha seguiti in questa lunga maratona, chiamiamola così, della serata, che ha voluto darci spazio e voce, diciamo, senza filtro, cosa appunto a proposito di libertà importantissima. E poi l'ultimo ringraziamento è mio, personale, a tutti voi, a questa amministrazione, a Francesco Faranda, ad Antonio Ferrari, perché forse le cose non succedono per caso nella vita. Io sono di Enna, ho studiato a Catania, sono arrivata a una lectio magistralis del premio Cutuli nel 2010, una settimana dopo dalla mia discussione della tesi. Mia madre mi disse: perché stai tornando all'università? Ti sei appena laureata, goditela, no? E io invece ci volevo andare a questa lectio magistralis. Ho conosciuto tutti loro e poi da questo incontro è partito il mio viaggio da stagista a Roma, e quindi un approdo in TV che pensavo di non fare mai, perché il mio desiderio era quello di lavorare per la carta stampata, ma poi nella vita accadono cose. E quindi sono tornata qui premiata e oggi ho provato, insomma, a condurvi in questo viaggio che spero vi abbia appassionato, che vi abbia commosso, che vi abbia fatto riflettere e che vi abbia lasciato qualcosa, tornando a casa, portato qualcosa dentro e da comunicare e condividere con chi poi incontrerete. Quindi alla fine tutti quanti forse ci possiamo salutare così, spero di non dire, diciamo, niente di falso. Vogliono farci credere a volte che questo mestiere sia meglio mollarlo per tanti motivi, che esiste una strada più facile, una strada più sicura, una strada che può darci più prospettive, più sicurezze e più certezze, però alla fine siamo sempre lì a lavorare 14 ore al giorno, stanchi, affaticati, però forse non sappiamo rinunciare a non avere una vita sola. Perché forse fare questo mestiere significa avere non una ma tante vite, tutte quelle che incontriamo, incrociamo e che ci danno il privilegio di poter raccogliere e raccontarvi. Quindi grazie, sono sicura che Maria Grazia Cutuli sarebbe stata d'accordo, e qui pecco un pochino di, di vezzo, però penso che sia così, quindi nonostante la categoria si accolli anche una serie di critiche, a volte giuste e sensate, ricordatevi anche che siamo i volti, ma siamo anche i testimoni, i vostri occhi. Grazie.
alla grande, direi. Grazie ancora. Grazie. C'è un piccolo omaggio, mi fanno segnali, non so, da qualche parte c'è un piccolo omaggio che vorrebbero dare ai premiati. Forse la regia non mi aiuta, ma va bene così. No, dietro, scusate, dietro. È un omaggio floreale, ovviamente i fiori sono sempre spirito e simbolo di positività e di bellezza, e di bellezza ne abbiamo sempre di bisogno. Grazie, anche a me, ok, grazie. Grazie mille, buona serata, a presto. No, no.